Buonasera, eh sì, volevo dire buon pomeriggio a tutti, cari amici followers su questo social di YouTube. Un saluto da Nicola Negi 2001. Allora, a parte che io ho i capelli così, vabbè. Ma l'unica cosa che c'è un problema nel gioco, non so per quale motivo, ma non si sente l'audio. Allora, se faccio tipo così, vado su le opzioni e vado su audio. Non so perché. Si sente con qualche rumore. A parte che sto gioco è troppo bello, solo che essendo per Apple 3 la grafica non è una delle migliori. Allora, innanzitutto, questo video si tratterà di una chiesa molto strana, perché non so precisamente, forse a riguardo la gang, forse la gang spagnola che si trova qua. Ma qua c'è una chiesa strana, non so se mettere a questo punto il segnalibro, ovvero la mappa, volevo dire la meta. Sì, la meta si può mettere, però te lo fa mettere così a caso. Questo gioco dovrebbe essere 2008, lo stesso, diciamo, lo stesso anno che è nato GTA 4. Rubiamo una moto, vediamo se si guida con, ah no, si guida con la X, te lo fa anche vedere, accelera e frena a mano. E anche la retro sia uguale. Solo che penso che non te la fa mettere casco, però mi sembra che esiste. È tipo un alloggio in cui puoi anche comprare il casco e metterlo, se non mi sbaglio. In GTA San Andreas, se so che c'è un casco, puoi andare tipo qua da roba, qualche negozio di vestiti, comprare e metterlo quando devi salire sulla moto. Ma non è che cambia qualcosa quando ti fai male, solo che quando scendi dalla moto e il casco fa parte del vestito, quindi non te lo fa togliere finché non lo togli più nell'alloggio. Allora, qui mi fa andare di là. Ah, siamo proprio giusti, andiamo, viaggiamo. Scusa, perché mi fa andare di là? Vediamo se. Ah no, siamo giusti, andiamo, andiamo, di andare di là. Troppo bello sta città, più bella di Steamport, pensate un po', questo è Steamwater. Comunque sono nomi strani. Cos'è che c'è dietro? Ah, la polizia. Non l'avevo riconosciuto dal coso rosso, doveva essere rosso e blu. Praticamente c'è un nome strano e vi spiego perché. Allora, la polizia come modello della macchina si chiama Firewalker, ve lo spiego. Praticamente Johnny Gat, da quello che io sappia, è il boss di Saints Row. E praticamente quello che interpreta, penso solo in questa serie, che sarebbe Saints Row 2, ho visto che interpreta uno cinese che fa l'attore di Hawaii Five-O, che si chiama Chin, e ve lo. Però Chin è il nome del personaggio, che sarebbe, mi sembra, direttore di Firewall. Vabbè, comunque ve l'ho svelato per chi lo sapesse, ma su YouTube lo fa vedere l'evoluzione di questo gioco. Infatti ci assomiglia, se andate a vedere Johnny Gat. E qui spiegava la scorciatoia, meno male che non ho fatto male a nessuno. Eccolo là, la chiesa. Penso che si possa anche salire in qualche modo. Adesso restiamo a vedere. Solo che purtroppo l'audio non c'è, che il gioco ha deciso così. A parte che questo gioco l'avevo comprato nel 2018, che era, mi sembra, nel mese di marzo, i primi, adesso non ricordo. Per volontà.
Ah no, qua volevo. Ma com'è che si faceva a correre? Ah, mi sembra così. Adesso questa donna ce l'ho con me. Qui vorrei fargli cambiare idea. In qualche gesto, vediamo se riesco. E adesso non ricordo. Non gli importa un cazzo. Ecco. Adesso. Scusate, ma dovevo farlo. Tanto è solo un gioco, cazzo. Adesso. Guarda che bella chiesa questa. Questa chiesa si trova in quartiere. Vediamo se so il nome. C'è scritto là sopra New Enquete, cazzo è? Vabbè, comunque ve lo faccio vedere meglio se riesco. Si trova proprio qua, su questa isoletta qua. Non so come si chiama l'isola. Guardate che vi faccio vedere la mappa, assomiglia proprio con i GTA 4. Forse è stato fatto apposta. L'aeroporto è bellissimo, ve lo dico. Cioè, questa è una delle mappe più belle di Saints Row e dei tempi, secondo me. Vediamo se si può entrare in chiesa. No, qua c'è tipo un cortile. Ah no, qua non so se come cambiare zoom. Vabbè, non importa. Là ci sono le tre campane, della più grande alla più piccola. E adesso bisogna vedere. Allora, vediamo. Qua si è stancato. Qua c'è scritto Svizzera, che cavolo vuol dire? Vediamo il resto della scritta sotto. Cazzo vuol dire cheese, formaggio? Io non ci capisco niente l'inglese. Se volete pronunciarlo fatelo pure. Vabbè, andiamo. Vediamo, io avevo trovato un modo per farlo. Forse con la macchina. Allora, vediamo come fare. Ci posso anche venire con l'elicottero volendo, però ormai ho perso la moto. Vediamo con qualche macchina se riesco a farlo. Parte che la grafica sì, è bella, ma fa un po' cagare. Io preferisco i tasti R2 e L2, ma penso che si possa cambiare in qualche modo. Allora, se faccio così, posso. Stai fermo. Ok. Allora, qua ci sono le tre campane. Però purtroppo, forse c'è il rumore. Però purtroppo l'audio me lo aspetto da solo, è scarso, scarso. Sono tre campane, sembrano campane tibetane queste. Qui come se fosse la cella campanaria mi è stato messo, ma non ci sono gli impianti purtroppo, non c'è elettropatente, non c'è niente. Praticamente questo campanile della chiesa è molto strano, e ve lo dico, è molto strano, e mi spiace dirlo, ahimè, ma questa chiesa fa veramente schifo. Queste sono le tre campane, come se fossero a salto, tra 1 e 3, 5, Do, Mi e Sol. Molto strano. Molto strano. E qua, poi qua muori facilmente, ovvio che cadi giù tanto. E là ci sono le montagne astratte, non si vede tanto. Come se fosse Lego City a The Cover. Già. E là si vede la montagna e una collina e basta. Già. E niente, detto questo, non scendo di qua e. Per il resto vi saluto a tutti voi, cari amici, followers e campanelli di YouTube che mi seguono e ci vediamo con i prossimi video. Ciao ciao!